Bisogna salvare pure i duci, perché sennò qua il periodo è brutto, dappertutto. Dunque, vorrei semplicemente innanzitutto dire, perché come è noto sono egocentrico, che ho deciso ieri di quando ho saputo che un certo numero di carceri avevano preannunciato mercoledì scorso di unirsi alla nostra marcia, badate, senza nessun suggerimento di questo, spontaneamente in 7 carceri veniva la notizia che loro, non potendo marciare, avrebbero manifestato la loro forza con la non violenza, digiunando. La loro forza, la nostra. E io allora ho voluto corrispondere volentieri. Da 5 giorni, da quando ho sentito questa decisione, io ho interrotto per comunità, per intenzione, ma se loro fanno questo, io che ho annunciato l'ultranza e la voglio mantenere per 5 giorni, fino a questa sera ho ripreso io a mangiare, dedicando questa volta, ieri sera, non ho compiuto il dovere di chi vuole, per non violenza, rischiare la vita e non la morte. Ho brindato, come sapete, qualche tempo fa bevendo la pipì. Ebbene, ieri sera invece ho bevuto un bel bicchiere di vino, perché è cosa nome loro. Grazie compagne e compagni, grazie. Guardate, sta accadendo, come dice Demba Traoré, qualcosa nel mondo. Per quanti in apparenza sembriamo non folla oceanica,
dica i milioni che vengono, che fanno, eccetera. Io so che noi rappresentiamo la gente comune, noi siamo comuni, lo sentiamo, non vogliono farsi ascoltare dal impedendo l'ABC democratico, senza che innanzitutto qualsiasi governo va a morire ammazzato e fa andare a morire ammazzato il suo popolo. Questo dobbiamo pure dirlo, democrazia. Mai in 35 anni questi poveri, violenti, impotenti, siete impotenti, signori della democrazia, della partitocrazia, impotenti, siete violenti perché non siete nemmeno capaci, con un popolo che è così civile, paziente, che è capace di sopportare tutto per forza, non per debolezza, siete capaci praticamente di non essere persone. Fate pena, attenzione, attenzione, per voi ho detto fate pena, ma voi siete riusciti in un miracolo. Abbiamo assieme abolito la pena di morte, la stiamo abolendo in tutto il mondo, e qui da voi si muore per pena, si muore impotenti, non volete dibattere, dite che il popolo italiano ha paura dell'amnistia, dei delinquenti, ma il popolo italiano non ha paura di voi, figuratevi se ha paura della delinquenza vecchia. A nome dei credenti, non nel potere, dei credenti che resistono ad uno Stato che induce e favorisce a un Cesare, che induce e favorisce la simonia del Vaticano. La simonia è la pratica di quelli che svendono i loro ideali, le loro idee per la partitocrazia. Poveretti, noi cercheremo di impedire che voi, che per impotenza, che violate la vostra legalità, i vostri comandamenti, quelli della legge internazionale, che voi che siete in questo saremo mobilitati perché non ci siano per voi Piazzale Loreto, non ci sia per voi morte per pena, ma qualche processo giusto. I profitti di regime dovranno esserci, giusti, non di vincitori contro vinti, ma di persone che intendono salvare anche il Caino per impedire appunto che loro, oltre ad assassinare, si assassinano i loro popoli interamente, oltre che assassinare i poveracci. Italia, noi siamo gente comune, antropologicamente comune, non ci si riconosce per strada. Compagno, compagno, noi abbiamo tutti una fortuna. Se il popolo italiano avesse saputo che noi ci stavamo in questo 25 aprile, la dimostrazione che noi siamo gente comune, noi non guidiamo nulla, noi diamo parole a quello che pensano tutti, su quasi tutto. Allora, voglio dirvi grazie perché mo farà mangiare di nuovo, grazie ai carcerati sequestrati d'Italia, ai cinesi che ci sono, ai rumeni che ci sono,
agli albanesi che ci sono, ai marocchini, alla algerini, ai mediterranei, tutti, tutta l'Iliade, tutta l'Odissea, sono lì sotto Venezia, nei porti trovano delle... Che c'è? Grazie. No, ma a cretino, credi che io mangio i panini? Marocco. Ma questo proprio, ma io se non è De Cecco non mangio niente, e se non so 250 grammi, poi da domani ricomincio l'altro criterio, ma il panino, ma roba, a un poveraccio che, come dicono, quest'anno ho fatto più digiuno che pasti, ma viene a me dal panino, ma vabbè. Allora, comunque, siamo stanchi, siete stanchi, però comunque mi pare che al sole non siamo così pochi. Comunque mi pare che, guardo le facce, malgrado la stanchezza, le palle del Assentillo con Roico, Pannella e via dicendo, abbiamo tutti una faccia un po' lieta, bella, guardate, e sorridente. Al potere dico, c'è sorriso, non c'è odio qua, state attenti, dobbiamo noi preoccuparci, perché se no quel carissimo coglione di Grillo continua a dirvi, mendo, vi faccio il processo in piazza, vi impicco tutti, tutti ladri, tutti cosi, eccetera, bisogna difendere pure Grillo, perché poi anche lui è un caro ragazzo, così un pochettino. È giovane! Allora, viva! Oggi possiamo dirlo! No, viva il 25 aprile! Viva la liberazione che dobbiamo riconquistare! We want to be with Pannella. Oh, and Pannella, go marching in. Oh, one man marching in. When the saints go marching in. When Bonino go marching in. Questa è una foto! Il matriarcato radicale di Gianetto!